Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ritorna un appuntamento con un modulo e quindi tattiche e istruzioni. Infatti io vi ho sempre detto che nell'ultimo periodo è bene giocare con le due punte per rompere la CPU avversaria, ma potrebbe essere ritornato un po' di moda un modulo del passato, ossia il 4-2-3-1. Perché in realtà quella punta, se lo utilizzate in un certo modo, forse non è così poi isolata. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, direi di andare a vedere subito quello di cui sto parlando. Come vi dicevo, dunque, il modulo in questione è il 4-2-3-1, quello con le praticamente mezze ali esterne COD e COS, quindi non quello con gli esterni veri e propri, che vi permettono di poter avere un'azione un po' più centrale, ma con la possibilità anche di potersi allargare. Mentre per quanto riguarda gli esterni, quell'altro modulo alle volte sono un po' più isolati, sono un po' più avulsi dal gioco e magari quello schieramento lì vi aiuta più a difendere, visto che l'esterno nostro è spesso accoppiato con l'esterno avversario e in fase difensiva va a dare un bel aiuto. Per quanto riguarda le tattiche, quindi non vi faccio aspettare troppo tempo, andiamo subito a vedere lo stile di difesa. Stile di difesa che in questo caso è equilibrato, fondamentale, perché sapete quanto è importante non alterare i precari equilibri in mezzo al campo dei nostri giocatori, soprattutto in fase difensiva. L'ampiezza in questo caso è la canonica 40 di via di mezzo tra un 30 e un 50, quindi una troppa passività e un'ampiezza invece troppo eccessiva. Poi abbiamo invece come profondità 70, questo perché con questo modulo qua è molto importante recuperare palla abbastanza alti in maniera poi da poter ripartire e azionare le nostre mezze ali che poi vanno a dare palla alla punta. Costruzione della manovra e creazioni occasioni, una novità assoluta, perché utilizzo equilibrato ed equilibrato. Sparisce in questo caso il passaggio diretti, perché per andare a ricreare un po' una manovra old school con questo modulo non voglio che i giocatori mi scappino via, ma voglio che io sia il padrone della manovra e quindi devo essere io a direzionare i vari interventi e i vari inserimenti con eventualmente l'L1 quando vado a passare il pallone. L'ampiezza è 50 per far sì che i giocatori non siano troppo slegati tra di loro, mentre giocatori in area utilizzo 6 e angoli e punizioni utilizzo 1 canonico, sempre per sfuggire dai contropiedi. Per quanto riguarda le istruzioni, partendo dalla difesa, le più classiche possibili e immaginabili, ovvero il resta dietro attacco per i terzini, mentre già se andiamo a guardare i mediani, una novità. Perché su Fofana, quindi sul nostro mediano un po' più difensivo, utilizzo resta di tre in attacco e copertura al centro. Per quanto riguarda invece l'altro centrocampista, quello più tecnico dei due, utilizzo solo copertura al centro e non resta dietro, perché voglio che venga a dare una mano alla costruzione della manovra offensiva. Quindi ancor meglio se in questo caso ci ritroviamo con un centrocampista bravo con i piedi, ancor meglio se ci ritroviamo con un centrocampista che abbia anche alto alto come work rate, fondamentale questo, perché vi fa entrambe le fasi con la stessa intensità. Per quanto riguarda invece le nostre due ali esterne, abbiamo rientra in difesa ed entra in area per il cross su entrambi i giocatori, questo perché sia per avere una mano in fase difensiva e poi l'entra in area per il cross invece viene da sé, appunto perché va a aggredire l'area di rigore, si va a posizionare magari anche sul secondo palo per poter ricevere un cross, che è una cosa che è assolutamente non banale. Anche sul GOC stessa cosa, rientra in difesa e entra in area per il cross. Il rientra in difesa, in questo caso per il GOC, si tramuta però in un altro risultato, ossia che il trequartista si viene ad abbassare sulla linea dei centrocampisti, venendosi a prendere il pallone e guidando dunque poi la ripartenza in fase offensiva, quindi lo preferisco anche sotto questo profilo. Quanto invece alla punta, magia delle magie, regà, io l'ho messa per sbaglio perché metto sempre gioca centrale, non me ne sono accorto, io ho messo gioca largo, mi si è aperto un mondo,
perché l'attaccante che gioca largo favorisce l'entrata in area di rigore di chi? Del trequartista. Quindi vi dicevo, in realtà poi le punte vanno a diventare due, perché Ronaldo si allarga, si porta via la marcatura centrale del difensore, si imbuca Messi che è quasi sempre solo, in questo caso il trequartista, oltre poi a favorire anche l'avanzata delle due ali, quindi provate, gioca largo e poi mi fate sapere. Rientra in difesa invece in questo caso, come al solito, sempre con lo stesso effetto di venirsi ad abbassare e fornire poi il fianco per eventuali ripartenze. Giocatori consigliati, vabbè, per la difesa i soliti. Dunque per la mediana, ripeto, un centrocampista un po' più difensivo e conservativo, mentre l'altro invece molto più tecnico, oltre che comunque anche difensivo, che però abbia alto di work rates. Qui davanti ovviamente giocatori tutti rapidi con 5 di skill e 5 di piede debole alternati, se hanno tutti e due meglio, ma ovviamente non è sempre Natale. La punta deve essere rapida, fisica e soprattutto in grado di skillare con il 5 di skill per dare un briciolo di imprevedibilità, quindi in questo caso Ronaldo Totti veramente il king, è il mas grande, come si chiama anche la mia rosa, ma gasato se Ronaldo Totti, raga. Quindi questo per quanto riguarda uno schieramento, diciamo, base, ok, col quale giocare tutta quanta la partita. Cosa succede se invece noi vogliamo andare a utilizzare questo modulo anche in forma molto più aggressiva per recuperare un match? Allora, lo stile di difesa in questo caso passa su pressing una volta persa palla, l'ampiezza sale a 55, la profondità passa da 70 a 75. Quindi questo per far sì che i nostri giocatori sull'esterno vadano ad accoppiarsi con gli avversari, e la profondità 75 ci permette di avere una difesa molto più alta schierata praticamente sempre a centrocampo, e che nella nostra fase difensiva, quando si va a schiacciare, rimane sempre al limite dell'area di rigore, quindi mette pressione costante al nostro avversario. Costruzione della manovra, andiamo ad utilizzare invece palla lunga e una chicca che si va ad associare con passaggi diretti. Perché con il palla lunga i giocatori andranno a fornire molto più in là la profondità alla nostra squadra, e che con passaggi diretti questo ci permette di poter muovere il pallone e servirli nel momento in cui si vanno a staccare dalle marcature avversarie. Quindi volendo giocarci questa palla lunga andiamo ad aumentare anche l'ampiezza e la porto sul 65. Giocatori in area invece lascio sempre 6 per non strafare, angoli e punizioni 1 per evitare sempre poi di dover subire dei contropiedi. Per quanto riguarda le istruzioni, cambiamo il resta dietro in attacco con partecipa e sovrapponiti ad entrambi i terzini, che dunque vengono a dare una mano e ci fanno sì che attacchiamo non più con i 4 davanti e il centrocampista, ma addirittura con 7 uomini. Per quanto riguarda le due mezze ali o i due mediani, andiamo a fare un procedimento inverso, quindi mettiamo in questo caso attacco equilibrato su quello che prima difendeva, mentre sull'altro andiamo a inserire addirittura avanza, quindi lo vogliamo proprio lì, davanti, pronto a dar fastidio. Per quanto riguarda invece i nostri due esterni, non vado a cambiare nulla, questo perché neanche rientra in difesa, perché l'esterno che si abbassa mi dà la possibilità di poter avere la palla disponibile per ripartire. Quello che invece vado a cambiare è il rimani avanti, per quanto riguarda il trequartista che fa da pivot centrale di riferimento, mentre vado a cambiare anche in questo caso Cristiano Ronaldo, quindi la mia punta, che non avrà più il rientra in difesa ma avrà il rimane avanti, e in questo caso li inserisci alle spalle. Questo perché andandosi ad inserire costantemente in automatico andrà a dar fastidio alla linea difensiva e favorire l'avanzata sia del trequartista che è già lì rimasto avanti, sia degli esterni che arrivano, dei terzini che si affacciano in avanti e del centrocampista che viene a dare una mano. Quindi questo se volete utilizzare lo schema, diciamo, con un imprinting un po' più offensivo per comebackare i game. Quindi fatemi sapere, regà, cosa ne pensate di questa formazione, di queste tattiche nei commenti, fatemi sapere se le proverete, quando le avete provate, come vi siete trovati. Vi aspetto anche in live sulla piattaforma Viola per dirmelo, dove sono live ogni giorno, in descrizione trovate tutto. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Riberoschi, ciao!